RecTV, startup torinese, presenta Costruiamo insieme il mini cinema. Innanzitutto, di cosa vi occupate voi? Noi siamo una piccola startup di produzione video e ci occupiamo appunto di produzioni dagli eventi alle interviste a spot un pochino più complessi. Il progetto Costruiamo insieme il mini cinema è una raccolta fondi che abbiamo deciso di creare sotto Natale per regalare un cinema a casa Ugi. L'iniziativa si svolgerà soprattutto online ed sarà attiva da oggi e in pratica tutte le persone potranno decidere di regalare, anzi adottare un pezzo del mini cinema. Perché casa Ugi? Casa Ugi perché fin dai tempi dell'università, io abitando a Moncalieri, passavo davanti a questa struttura e mi sono sempre chiesta cosa fosse. Dopo essermi informata mi sono resa conto del valore delle attività di questa onlus e ho deciso come startup che ogni anno sotto Natale decide di devolvere parte dell'utile a dei progetti di beneficenza di sostenerla. Quest'anno è il nostro terzo anno come startup, che è un anno molto particolare per appunto le startup in quanto affaticate dal secondo anno nel terzo o continuano a sopravvivere o di solito chiudono, e quindi ho pensato di festeggiare questa ricorrenza in questo modo. Perché mini cinema? Mini cinema perché regaleremo una sala cinema ai bimbi di casa Ugi e sarà una sala abbastanza particolare dove al posto delle poltrone rosse ci saranno dei puff, dove ci saranno dei tendoni rossi, uno schermo, la lista di DVD che potranno vedere verrà scelta dal Museo del Cinema, dal settore delle attività educative, e tutto questo potrà essere adottato tramite la nostra piattaforma, dove la gente potrà scegliere di adottare appunto un pezzo del mini cinema attraverso una donazione. Abbiamo scelto di non creare di non appoggiarci ad una piattaforma di crowdfunding, ma di crearla noi proprio per questo motivo, perché nel caso in cui la cifra che ci siamo posti di raggiungere, che idealmente sarebbe 10.000 euro, nel caso in cui non fosse raggiunta, tutte le donazioni saranno comunque devolute all'associazione. Non abbiamo ancora definito le attività in quanto la sala è ancora del tutto da costruire, però verrà fatta una sorta di rassegna cinematografica dove i bambini potranno appunto imparare la storia del cinema.